Sindaco Neri, che anno è stato per l'olio di pergine e per i produttori? Sì, abbiamo avuto, diciamo, nel 2014 chiaramente quel momento bruttissimo dove addirittura la festa dell'olio saltò perché chiaramente non ci fu produzione. Quest'anno l'olio è veramente buonissimo, anche perché abbiamo messo in atto appunto una campagna di monitoraggio della mosca, quindi i tecnici hanno monitorato a partire da maggio l'evoluzione, ecco, delle possibili problematiche legate alla maturazione dell'oliva. Invece quest'anno l'olio è veramente buono, ecco, la mosca non c'è, o comunque c'è ma in zone veramente molto limitate, l'acidità è molto bassa, quindi la qualità quest'anno è veramente eccellente. Qual è il peso della produzione olearia nell'economia di Pergine Valdarno? Beh, diciamo che l'economia si basa essenzialmente sulla produzione agricola, ecco, qui è importantissimo riuscire a mantenere la presenza dell'agricoltore, ma anche diciamo dell'amatore, proprio perché il territorio è prevalentemente collinare, quindi attraverso la coltura dell'olivo e della vite riusciamo anche a mantenere un assetto idrogeologico abbastanza stabile, quindi il loro lavoro in realtà è importante per tanti motivi e l'economia si basa essenzialmente sulla vendita dei prodotti locali e sull'agriturismo.